La prima parte del percorso è stata decisamente svoltante ed è forse stata quella che mi ha più trasformata. Ed è stato il momento in cui io ho sentito per la prima volta, dopo 10 anni che cercavo di cambiare lavoro, che per me un'alternativa era davvero possibile, che io potevo davvero darmi un'altra possibilità. Ho sentito di acquisire delle risorse, ho sentito di iniziare a prototipare la mia alternativa professionale e verificare se mi piacesse, se la sentivo vicina, qual era la fattibilità, in che modo metterla a terra, ma ho acquisito anche degli strumenti di lavoro che poi mi sono serviti anche oltre la fase della prototipazione per riorganizzare proprio il modo in cui io lavoro. Mi sento molto più me stessa, mi sento allineata con quello che comunque sento di voler fare, la direzione che sento di voler prendere, facendo però una scelta veramente di consapevolezza e davvero adatta a me, ma basata su uno studio, che è quello che abbiamo fatto insieme, di quali erano le mie caratteristiche e di quanto queste matchassero con un altro tipo di lavoro, con un'altra modalità di lavoro. Per cui mi sento davvero trasformata da questo punto di vista e soprattutto molto più in linea con quello che sono e che adesso percepisco come una cosa positiva e non come un limite o come qualcosa di sbagliato in me, qualcosa di rotto.